la parola d'ordine per Alitalia non è salvarla, è rilanciarla per noi, perché il salvataggio presuppone una toppa, il rilancio presuppone una strategia. Gli impegni che prendo con coloro che sono dentro all'Italia, ma anche con tutto l'indotto, io sono il pomigliano d'arco, quindi vivo anche tutte le sofferenze del comparto aeronautico legate ad Avio, ad Alenia, alla svendita di nostri asset di Stato che è stata fatta con Capodichino. Conosco bene questa realtà, quantomeno per le sofferenze dei suoi lavoratori. Voglio dirvi che la prima cosa che chiedo da qui, ma abbiamo già chiesto e continueremo a chiedere in queste ore, è che qualsiasi trattativa su Alitalia si fermi, perché questo governo non è legittimato a fare nulla più. Noi non possiamo più pensare che questo governo sia legittimato a portare avanti delle trattative così importanti, considerato che tra una settimana di questa giornata la 17ª legislatura ha finito di lavorare, e io dico meno male, perché finalmente finisce una legislatura che è stata veramente piena di sofferenze, soprattutto per la volontà popolare. Quindi qualsiasi tipo di trattativa si deve fermare. La seconda cosa su cui ci impegniamo è che i commissari li cambieremo, se dovessimo andare al governo a marzo, li cambiamo con una precisa strategia. La prima è quella di non nominare persone in conflitto di interessi o legate alla vecchia governance di Alitalia, perché l'unica cosa che faranno sarà difendere la vecchia governance. E infatti, come atto di fede, gli chiederemo di promuovere l'azione di responsabilità su tutti quelli che venivano e che hanno gestito Alitalia in questi anni. La seconda cosa che chiederemo di fare è farci vedere il bilancio del 2016, perché vorremmo avere il piacere di vederlo. La terza cosa che vorremmo fare è quella di chiedergli una due diligence di tutta l'Italia per trovare spreco per spreco tutto quello che c'è da tagliare. Io non riesco a capire come compagnie da 500 aerei in Europa facciano 58 milioni di consulenze. Questa è una compagnia da 100 aerei, correggetemi se sbaglio, e fa centinaia di milioni di euro di consulenze, 500 milioni di euro di consulenze esterne. C'è qualcosa che non va su questo, come c'è qualcosa che non va sul fatto che una compagnia in quelle difficoltà non cambia le poltroncine Frau di sana pianta, e come abbiamo visto tante altre cose che in questi anni, io non dico niente di nuovo, figuratevi, siete degli operatori del settore, conoscete bene queste cose. Quello che vi dico però è che Alitalia non fa eccezione rispetto alla politica che ha utilizzato le grandi partecipate di Stato o le grandi aziende di Stato come bancomat per la propria carriera. Alitalia è stato un bancomat, allora prima di tutto gli dobbiamo togliere questo bancomat. Si fa cominciando a tagliare quello che non serve tra gli sprechi, non parlando di licenziamenti di dipendenti, perché è uno storytelling ridicolo se andiamo a vedere le piante organiche delle altre compagnie aeree europee. E soprattutto, dopo aver fatto un controllo dei bilanci, promossa l'azione di responsabilità, avendo dei commissari che siano in grado di fare la valutazione delle manifestazioni di interesse in maniera oggettiva e senza subire le influenze di Etihad o di altri paesi europei, noi valuteremo anche l'intervento pubblico. Noi non siamo pregiudizialmente contro l'intervento pubblico, lo voglio dire chiaramente, però prima di impegnarci su questo vogliamo mettere gente lì che ci faccia vedere euro per euro tutto quello che si è speso in questi anni e quello che non si deve più spendere, perché prendere un impegno del genere io lo prendo se parliamo di rilancio, e per rilanciarla la devo conoscere bene. Siccome in questi anni l'unica cosa che hanno fatto è proteggersi dalla verità senza farla uscire fuori, l'unica cosa che oggi possiamo fare è portare alla luce la verità su Alitalia mandando dei commissari lì che possano fare finalmente la volontà del popolo italiano, che ci ha messo miliardi di euro lì dentro e vuole sapere che fine abbiano fatto. Ovviamente questo è un impegno che prendo, lo ripeto, con l'altro impegno, che è quello di rivederci subito dopo le elezioni, perché parliamoci chiaro, nei prossimi due mesi tutti verranno qui a dirvi che vogliono riformare il trasporto aereo, che vogliono ascoltare le vostre istanze. La conosciamo la campagna elettorale, ve lo dico onestamente, sono uno dei protagonisti e bisogna stare molto attenti, perché di punto in bianco tutti quanti vengono a portare l'idea del secolo che poi puntualmente il giorno dopo dimenticano. Quindi io vi lancio la sfida di rivederci 15 giorni
circa dopo le elezioni politiche. Se saranno il 4 marzo, ci vediamo verso il 15 marzo. Riconvochiamo gli stati generali e cominciamo a lavorare insieme. Le prossime elezioni sono delle elezioni che si vota, in cui si vota con una legge elettorale che è stata progettata per non far vincere nessuno e per far mettere insieme il partito di Matteo Renzi e il partito di Berlusconi. Quello che però non avevano conteggiato è che il partito di Matteo Renzi, soprattutto dopo ieri, è in caduta libera e quindi insieme al partito di Berlusconi non fanno 51% in Parlamento. Questo ve lo dico perché l'impegno che ho preso lo voglio anche giustificare con dei dati scientifici. Non dico che andremo al governo perché me lo sto inventando. Io vi dico che nella prossima legislatura gli incastri per fare il governo di grande coalizione, come l'hanno fatto con Letta, Renzi, Monti e Gentiloni, non ci sono più quei numeri. Perché sono dei numeri che oggi, se li sommate, fate la somma, Berlusconi ha un partito del 16 e Renzi ha un partito del 23. Noi oggi siamo la prima forza politica del paese con circa il 30%. E come ho visto la campagna in Sicilia, anche qui possiamo portarlo ad oltre il 35%, io di questo ne sono sicuro. Triplicare il numero dei parlamentari e dire a quei signori, avete due chance, o dare l'incarico di governo alla prima forza politica del paese, oppure torniamo a votare e perdete la poltrona. Queste sono le due uniche possibilità che avranno nella prossima legislatura, perché vi sfido a fare i conti, di altri incastri non ce ne sono tra di loro, perché la coalizione di centrodestra si frammenterà e si sfalderà la sera delle elezioni, quella di centrosinistra si è già sfaldata la sera prima delle elezioni. Questa è la prospettiva, certo non è rosea, neanche io la volevo questa legge elettorale, non la volevamo, perché è una legge che comunque crea delle incertezze. Voi vorreste sapere chi ha vinto la sera dopo le elezioni. E purtroppo questo lo decideremo facendo una prima richiesta al Presidente della Repubblica come prima forza politica, chiedendo l'incarico di Presidente del Consiglio incaricato, avvieremo le consultazioni con le altre forze politiche, perché io voglio parlare con tutti, e in quelle consultazioni creeremo le basi per votare la fiducia al nostro governo. Al centro di quelle basi non ci saranno né le poltrone e né i giochi di potere, ci saranno i temi. E tra quei temi c'è l'interesse a rilanciare all'Italia, questo ve lo assicuro, e lo metteremo tra i punti di quella discussione, come metteremo tra i punti di quella discussione una serie di misure che da anni non si portano avanti, come il taglio di 50 miliardi di euro di sprechi che ci sono all'interno del bilancio dello Stato, non certificati da me, ma certificati da un centro studi che di certo non è amico nostro, che è quello di Confindustria, che secondo me è anche uno studio a ribasso. Oggi, la giornata di oggi era prima di tutto una giornata di ascolto. Spero che il Movimento 5 Stelle sia riuscito in questo intento. Non so se sono riusciti ad intervenire tutti, ma chi non è riuscito ad intervenire sappia che con noi può sempre avere a che fare, discutere, e speriamo di poter discutere tra tre mesi, anzi tra meno di tre mesi, come forza di governo di questo Paese e magari anche di questa Regione con Roberta Lombardi Presidente. Grazie.